Amici di Telegolfo, un cordiale saluto da parte di Giuseppe Capuano e benvenuti qui alla Palla Fabiani. Di fronte quest'oggi Formia Basketball e Club Basket Frascati per quella che è la 24esima giornata, la settima di ritorno di questo campionato. Le immagini sono guidate da Tiziana Palumbi, andiamo a conoscere subito le squadre in campo, iniziando dagli ospiti. Col 3 Cupellini, 4 Mastrantoni, 5 Pedemonte, 8 Serino, 9 Valentini, 18 Cardone, 25 Creche, 31 Nava, 35 Barucca, 41 Battistoni, 77 Baruzzo e 79 Denzi. D'altra parte la squadra con ovviamente il coach di Frascati e Rossella Cecconi. D'altra parte per la squadra della Basket Formia risponde Pidocco con lo 0, 4 Polidori, 8 Coronini, 10 Rodriguez, 11 Varga, 16 Porfido, 17 Perez, 18 Norbedo, 21 Massaro e 24 Meschino. Manca Mannarelli quest'oggi indisponibile per coach Gianni Di Rocco. C'è da segnalare la presenza di Davide Serino, ex Scauri, quindi conosciuto in zona. Lui che a Scauri c'è stato in due tornate, nella prima stagione di Serie B e poi nella scorsa stagione. Giocatore di altra categoria Serino, anche se comincia a sentire il peso dell'esperienza, potremmo dire così. Anche Barucca è uno di quei giocatori, Baruzzo è uno di quei giocatori che dà tanta esperienza. Gli arbitri della gara non li avevamo segnalati, allora andiamo a completare il quadro. Prima di palla a due sono Spinelli Indro di Roma e Faro Silvio di Tivoli. Tutto pronto per palla a due. Primo pallone conquistato dalla squadra ospite col numero 79 in Denzi. La penetrazione del Frascati, palla sul ferro, Denzi sarà uno scomodo cliente sotto le branche, si è già presentato, tiro dalla tripla che non riesce per la squadra ospite, allora Perez perde questo rimbalzo, poi Norbedo sotto canestro, ancora Frascati, il possesso palla, giropalla che torna addirittura indietro su Barucca, il tiro di Barucca nulla da fare per lui, poi ultimo pallone fuori, tocco del numero 79 Frascati, rimessa che sarà allora per Formia. Sfera battuta per Perez, va lo spagnolo lasciando il pallone a Norbedo, cambia la seconda stagione qui a Formia, sotto per Perez, va a saltare Perez quasi stoppato su questo pallone, allora si riparte Norbedo, giro palla per Meschino, va Meschino in penetrazione, si gira bene, trova il varco, mette dentro i primi due punti per la squadra di casa. Dopo un minuto circa arriva il primo canestro, riparte la squadra con il numero 3 Cupellini. Serino cercare Barucca, ora Cupellini, servito adesso Baruzzo, si gira Serino, cerca il varco chiuso da Perez, in qualche modo Formia resiste, può ripartire allora la squadra formiana. Porfido si perde per un attimo il pallone, Coronini va in penetrazione, Coronini
a cercare Perez, nulla da fare. Norbedo, Coronini, Meschino, Porfido e Perez per Formia. Dall'altra parte c'è Baruzzo, Barucca, Denzi, Serino e Cupellini. Per Perez, la gira per Norbedo, penetra bene, poi si ferma, cerca Porfido da lunga distanza, la tripla che si insacca per Alessandro Porfido. Tornato ai suoi livelli Porfido in questa stagione, tornato in casa Formia dopo l'esperienza a Gaeta nella Serapo. Pallonello, gioca però il Frascati adesso, 5-0 il parziale. Lenzi va al tiro, nulla a fare per lui. Può ripartire Perez per Norbedo, in verticale per Porfido, taglia il campo per Coronini. Porfido poi ancora il giro palla passando per Norbedo, prova la penetrazione playmaker, va a saltare però subisce il fallo, trova anche i due tiri liberi Norbedo. Linea di liberi allora per lui. Siamo a 7.47, 5-0 già il punteggio. Norbedo, pallone che balla ma non entra nel primo libero a disposizione, ne ha ancora uno Norbedo. Cerca la concentrazione, questa volta trova la retina. Serino va a far girare il pallone per il compagno di squadra Barucca, tiro da lunga distanza, arriva la prima tripla anche per il Frascati che toglie lo zero con Baruzzo. Coronini per Norbedo, lo attende Cupellini. Norbedo rischia l'infrazione di campo, poi verticalizza per Meschino, va al tiro Meschino, il ferro poi lì sotto Serino, taglia bene fuori Perez, palla già dall'altra parte, Baruzzo in mezzo per Serino, va fuori tempo Perez, commette fallo su Serino. Avrà due liberi a disposizione allora Davide Serino. ...7-0-4, 6-4, primo punto a referto per Serino, ancora un libero a disposizione per lui. 2 su 2 per Serino e riparte da Coronini. Coronini attende il piazzamento dei compagni, fa spazio Meschino, poi Norbedo alza la parabola, mette i tre punti anche lui, allontana di nuovo Formia il Frascati, 9-5. Baruzzo raffredda un po' il pallone, consegna a Barucca, c'è Serino, Cupellini, serve il piazzamento dei compagni, ancora Baruzzo, Valtilo un po' forzato in questo caso, anzi si prende il pallone, la sponda dietro per il power playmaker, Barucca, letto bene Perez, anticipa secco su Serino, già dall'altra parte Norbedo, mediazione di Meschino sotto per Perez che schiaccia dentro. Bello il canestro di Perez, salito in cielo, ha schiacciato giù il pallone. Sesto minuto, 11-5. Cupellini, ripreso con Norbedo, tutto chiuso. Ria Baruzzo, quasi sradica il pallone. Quello per Cupellini, ha portato a passeggio due avversari. Lenzi cerca il tiro, forzato in questo caso, non trova la conclusione. Riparte Norbedo in verticale per Porfido, cerca anche lui la tripla di nuovo. 2 su 2 e time out chiesto da coach Cecconi. 11-5, belle lezioni dalla meta che ho dato del tu praticamente ai tiri da 3. Adesso 14-5, viene corretto il punteggio a 5-36. Praticamente il meta ha segnato più da 3 che da all'interno del Colorato. Porfido è quello più ispirato in questa speciale tentativo di realizzazione. Si fa sentire coach
Di Rocco con molta calma comunque, anche perché Frascati sembra in affanno in alcuni momenti di gestione di palla. Terminato il time out, torna in campo le due squadre. Pallone che ripartirà per Frascati. Barucca lo attende, Coronini, si fronteggiano i due. Passaggio a cercare Cupellini, servito Serino, scattaio la via da Meschino, passaggio, ultimo tocco di Porfido che anticipa Barucca ma non riesce a tenere il pallone in campo, mette la sfera fuori e ripartirà Frascati con 8 secondi a disposizione per attaccare il canestro. Serino per Barucca, prova velocità Barucca, prova a ubriacare Meschino, è tutto chiuso, bisogna tirare. Arriva il tiro di Barucca, il ferro, poi Porfido, ottimo il suo rimbalzo, poi ripartire di gran lena, c'è Meschino, preferisce servire Norbedo, cerca la tripla Norbedo, il ferro, Cupellini in verticale a cercare Serino, sale su Serino, appoggia dentro, 14-7 Porfido, 4-53 dalla chiusura del primo quarto, poi Norbedo con calma serve il piazzamento dei compagni, lo accompagna Cupellini. È sotto per Perez, è tutto chiuso, deve recuperare spazio, allora Meschino manda Warren Denzi, qui recupera il pallone Barucca, anzi Baruzzo, e la va a mettere dentro, non ha potuto nulla Porfido in questo caso. 14-9 a 4-26 ha giovato il time out alla squadra ospite. Norbedo è tutto chiuso, c'era Perez, proviamo però a vederlo Norbedo, adesso Coronini cercare Porfido, cerca la tripla Porfido, non è che rimbalza, poi Denzi, spera che resta lì contesa, che premerà il meta che rimane in attacco, 14 secondi per attaccare per il meta, bravo in questo caso Perez. Il punteggio al momento, ne approfittano i giocatori per riprendersi, non fa caldissimo qui al Pala Favoccia o Pala Fabiani, visto che ormai si è decretato il nome nel Pala Fabiani. Lo giocherà Porfido il pallone in questo caso per Perez, c'è libero Meschino, preferisce cercare Norbedo, cerca il tentativo di Norbedo, si infrange sul ferro, può ripartire allora con calma la squadra ospite. Serino trova il fallo di Edu Perez e subito scatta in piedi Varga, sarà il cambio per lui. Fuori Perez, dentro Varga, primo fallo. Messa a giocare per Cupellini, cercare Barucca, anzi Baruzzo, Barucco si muove qua fuori, poi Serino trova e appoggia dentro comodo su questo pallone, riparte la squadra di casa. 14-11, ha ricuscito di tantissimo al momento i Frascati. Coronini, la penetrazione, scarica a cercare Meschino, suo pallone in mezzo, sotto Norbedo, conquista i due punti, si trova al momento giusto, nel posto giusto. Riparte allora Barucca. Pallone giocato verso Baruzzo. Lie serve a un compagno, alla fine trova Barucca, bisogna tirare, 4 secondi, Denzi si gira, okay, sbaglia, passi Denzi,
16-11, non cambia il punteggio, pallone giocato per Barga. Coronini qui perde la sfera e Cupellini si prende un bellissimo canestro di Rapina, salto sul pezzo e ha rubato palla. 16-13 adesso, ciò che non ha fatto Denzi l'ha fatto Cupellini in pochi secondi. Poi Norbedo, gioco di prestigio, palla c'è, palla non c'è, palla nel canestro e mette dentro. 18-13, 2-23. Barucca, lo attende Coronini. Cupellini sotto il pallone per Serino, prende spazio Serino, mette dentro, quelli sono i suoi palloni. 18-15, a 2 minuti quasi tondi da giocare ancora. E qui altra dormita offensiva, si arrabbia Cocci di Rocco, altro pallone che va via. 18-17, ha ricucito i Frascati, praticamente è di nuovo lì la squadra ospite nei paraggi del Formia. Meschino, ma Meschino a cercare un varco, trova spazio. Meschino appoggia su Coronini, bisogna tirare, penetrazione Meschino, poi Norbedo cerca la tripla che non arriva. Porfido, ottimo il suo rimbalzo, si gira, trova il fallo Porfido, non so se sia di Denzi, sì, no no, è di Baruzzo il fallo. Fuori Norbedo, dentro Di Rocco, fuori Cupellini, dentro il numero 5, si tratta di Pedemonte, Edoardo Pedemonte. Che Porfido avrà due libere a disposizione. Primo tiro molto lento, tocca sul ferro esterno. Seconda possibilità per Porfido, la butta via come viene, con meno concentrazione entra questo pallone, si riparte. Barucca, Pedemonte, Pendenzi, la Barucca, Pedemonte si presenta lì davanti, c'è il tiro, fallo più canestro da parte di Giorgio Di Rocco. Bravo Pedemonte a trovarsi quel varco e a trovare il fallo. 19-19, e adesso Frascati, assurdo, ha la possibilità di sorpassare per la prima volta in gara, quando siamo a 1-13 dalla chiusura di questi primi 10 minuti. La mette dentro Pedemonte, allora riparte la squadra di casa, adesso sotto di 1. Giorgio Di Rocco, passaggio a cercare Porfido, si gira su Barucca, Porfido, l'appoggio non è dei più precisi, allora riparte Serino, può ripartire Barucca già dall'altra parte. Pedemonte a cercare di nuovo Serino, cerca la casa Serino, ferro, poi Varga si prende un buon rimbalzo, verticale a cercare Porfido, cerca la tripla Porfido, nulla da fare, recupera un ottimo pallone Porfido, cercare Meschino, c'è sotto Varga, preferisce giocarla dietro per Coronini, sotto il pallone, perde la sfera però Varga, riparte però Barucca. 22 secondi, 15 per i Frascati per attaccare il canestro. Pedemonte, cercare Barucca, porta passeggio Varga, qui c'è il fallo da parte di Varga ai danni di Barucca, e allora la possibilità di allungare ancora una volta i Frascati, già in vantaggio lì dalla lunetta, adesso può andare sul più 3, primo fallo per Varga. Barucca, la linea della carità, primo tiro, ferro dentro e poi ancora un tiro aggiuntivo. Va Barucca, mette dentro il 2 su 2, più 3 adesso Frascati. Riparte Coronini, si sincera del tempo a disposizione. Coronini, presa azione, Barucca commette fallo, Porfido la mette dentro, ma purtroppo per lui il gioco è fermo. Quattro secondi per attaccare. Coronini, ha preso con Barucca,
va al tiro, lo va a fare, non trova il canestro Coronini, 19-22 a chiudere il primo quarto con la meta che, il meta che praticamente si è trovato sotto all'improvviso con un Frascati che ha prima ricucito e poi messo giù il vantaggio momentaneo. Torna in campo le due squadre, Baruzzo, Barucca, Pedemonte, Denzi e Serino per la squadra ospite, Meschino, Varga, Porfido, Coronini e Di Rocco per la squadra di casa. Non ci sono cambi, quindi poi gestito da Serino sotto canestro, preferisce di andare a cercare poi Barucca fuori. Barucca va in penetrazione, trova il fallo più canestro, ancora un canestro pesante per lui. Si vorrà presentare di nuovo dalla linea dei liberi per un altro tiro aggiuntivo. Pallone che balla, non entra, poi Denzi, Varga recupera il rimbalzo, Meschino, può ripartire lui. Pallone in avanti per Porfido, la gioca Porfido, perde un pallone ancora una volta sanguinoso, si arrabbia, coach Di Rocco, 19-26, palla fuori, pallone toccato da Baruzzo. Sarà Porfido a giocare palla, si fa vedere servito Di Rocco, 19-26, messo già dentro 5 punti la squadra ospite. Meschino prova a chiudere questo tiro, nulla a fare per lui, allora riparte Frascati con Pedemonte, va l'ex San Paolo Ostiense a cercare Baruzzo, penetra, appoggia dentro il pallone per lui e mette veramente il turbo adesso San Paolo, è pronto a rientrare Perez, da quando è uscito lui è cambiato il ritmo per la squadra di casa. Coronini, penetrazione, appoggio a canestro, nulla da fare per lui, rimbalzo sotto, lo perde Varga, può ripartire allora Baruzzo, va il numero 77, passaggio al centro, arriva Barucca a prendersi palla, sta giocando quasi da playmaker lui con l'uscita di Cupellini, il tiro di Serino, il ferro e poi il pallone che sembra andare fuori. Denzi, nulla a fare, Coronini, poi arriva a Porfido, Di Rocco, la penetrazione di Coronini, impatta su Denzi, non c'è fallo secondo il direttore di gara, riparte allora Baruzzo, tiro dalla lunga distanza di Baruzzo, sotto Pezzerino, Valex Scauri e qui subisce fallo più canestro. Una bella manata da parte di Meschino, non l'ha presa benissimo Serino in questo caso, sta di fatto che sale sul 19-30 adesso la squadra ospite, va fuori Meschino, time out è chiesto da coach Gianni Di Rocco, ne ha tutte le ragioni il coach Formiano. Formiano è andato giù, è calato vistosamente, fermo con le quattro frecce sul punto numero 19. Ed è calato vistosamente dalla metà del primo periodo, dopo un inizio abbastanza a cuor leggero. Adesso dovrà un po' correggere il tiro la squadra formiana, che deve fare a meno di Rodriguez, che è lì in panchina, ma solo per onor di firma. Un altro elemento, Rodriguez, di ottimo appeal sul pallone, sul gioco del Metaformia. Torna in campo, 7.54 da giocare, Serino ha il pallone lì per arrotondare a 31. Tiro di Serino dentro, il pallone per lui, si riparte con Di Rocco,
Sergio Di Docco a cercare Coronini. Coronini è tutto chiuso, allora deve cercare il varco. Riesce ad andare al tiro, dentro la sfera per lui. Toglie finalmente la polvere dalla retina Coronini. Barucca porta a passeggio la sfera, poi cerca Baruzzo. Di qua c'è Pedemonte sotto con Denzi. Si proponeva Pedemonte, Denzi prova a girarsi, perde per un attimo il pallone, va al tiro, non va a fare per lui, può ripartire Coronini. Passaggio che porta al tiro Porfido, non va a fare Baruzzo. Già dall'altra parte Pedemonte, il gancio a cercare Serino. Sì, no, le prese con Varga. C'è di qui Pedemonte, va al tiro, poi arriva lui sotto canestro, non c'è fallo su Pedemonte. Cambio, entra Occhereche, va fuori in Denzi. Non è servito a Perez. Coronini speso tantissimo in Denzi fin qui, e qui lo stoppone di Serino ai danni di Coronini. La fattura c'è tutta per Serino. Passano gli anni, ma è sempre un grande giocatore, il numero 8, con esperienze praticamente in giro per l'Italia per lui. Porfido, la penetrazione, butta via il pallone a canestro, non entra il suo pallone. C'è il fallo di Pedemonte. Due libere a disposizione di Porfido. 31-21, ma in vantaggio ci sono gli ospiti sul più 10, che adesso diventa più 9. Deve risalire la china la squadra di casa. Ancora Porfido, non riesce questa volta a trovare il canestro. Perez libera un buon pallone per Coronini, va al tiro Coronini, lento in questo caso. Aspetta, alla fine se la prende Pedemonte, può ripartire Barucca. Barucca cost to cost, Occhereche, si vede il varco, poi Porfido. Ritorno Occhereche su di lui, il gancio di Porfido. E poi Perez mette dentro i due punti, voleva anche il fallo Perez. Formia è andato comunque su questo pallone. Baruzzo per Barucca, sotto per Serino, sguscia via Serino. Perez, forse un po' al limite l'azione di Perez, ma ha bloccato Serino nel tentativo. Tiro di Porfido, tutti in piedi, ma non entra, entra quello di Varga. Ricuce le distanze, Formia 26-31. Ancora c'è distanza, ma ovviamente sta giocando bene adesso la squadra di Rocco. Ci prova Pedemonte da 3. Serino si prende questo tiro da sotto, riesce a mettere dentro 26-33. Coronini pronto ad entrare in Orbedo. Coronini libera per Porfido, va al tiro Porfido, dentro la tripla per lui. Mette un'altra attacca Alessandro Porfido, 29-33. Pallone per Pedemonte, prova a giocarla, poi preferisce Barucca. Occhereche dall'altra parte per Pedemonte, manta vuoto di Rocco, forse piede per lui. Barucca tiene il pallone giocabile. Però Barucca bisogna tirare il ferro, poi Coronini si prende l'imbalzo a cercare ancora Porfido, l'apertura panoramica per Di Rocco, in mezzo per Perez, prende l'ascensore Perez, non trova il canestro, riparte Pedemonte, già dall'altra parte prova a dare del tuo alla difesa, Serino mette dentro, di sponda sempre e comunque Serino, 29-35, tiene a debita distanza la squadra di Di Rocco. Coronini, Norbedo Coronini, sotto per Perez, appoggia dentro, 31-35, 4 i punti di distacco.
pronto ad entrare Meschino, rimane però in panca il giocatore di Rocco. Serino, la penetrazione sotto per Barucca, fuori Baruzzo, avanti per Corchere che Barucca vorrebbe scegliere di tirare, lo fa in ritardo, rimane smorzato il tiro, Pedemonte ancora Frascati, il tiro di Baruzzo sulla sirena, pallone alla fine allontanato da Perez, Corchere che si prende la sfera, è in affanno un po' Serino ma comunque riesce a saltarla sotto e a dar battaglia. Forse sfondo, non chiamato adesso. Pedemonte va al tiro sulla sirena, mette dentro. Un po' di dubbi sulla metrica arbitrale, ma ci sta. 31-37, 3 minuti da giocare. Di Rocco, adesso con Varga, passaggio per Perez. Va a salire Perez, che si prende l'imbalzo. L'arbitro blocca tutto, c'è il fallo. Proteste veementi di Serino. 31-37, ci saranno due tiri. Cambio, fuori Coronini, dentro Denzi, dentro Norbedo, Denzi dentro, fuori Serino. Arrabbiatissimo Serino, va a sedersi. 31-37, 2:47 da giocare. Varga, due libere a disposizione, primo fallo per Serino. Varga, primo tiro per lui, dentro il pallone. Ancora una possibilità per Varga. Secondo pallone che non entra, spera che tornerà al lato. 32-37, 5 punti di distacco. Norbedo a giocare palla su Di Rocco. Ancora Norbedo. Porfido tirerebbe anche da casa se fosse possibile. Porfido in questo caso non è fortunato, il pallone non entra anche se balla un bel po'. Denzi, la giocata per Barucca, mai uscito Barucca. Pedemonte manda vuoto l'avversario, va al tiro sotto. Varga si prende rimbalzo, poi Okereke che sradica la sfera. Denzi, Frascati qui la perde. Baruzzo, allora Di Rocco in verticale per Norbedo, ritorna sui propri passi. Di Rocco, ancora Norbedo, cerca la tripla. Il ferro, Formia che non ritorna quasi mai sul pallone respinto dal canestro. Baruzzo, passaggio per Denzi, conserva il pallone, prova la penetrazione, tutto chiuso, deve giocarla. Però Chereche, qui Di Rocco si prende un ottimo pallone. Pronto ad entrare, mentre Norbedo mette dentro, ad entrare Cupellini. Pedemonte per Barucca, siamo su 34-37, 3 punti il divario tra le due formazioni. Pedemonte sotto, Porfido conquista un ottimo pallone, già dall'altra parte Porfido per Varga, c'è il fallo di Denzi. Numero 79 commette fallo, a 1:15 da giocare, 34-37. Pronto ad entrare Cupellini, va fuori in Denzi. Forse non aveva caricato al meglio le batterie il pivot. Molto più basso adesso il quintetto di Frascati. Di Rocco per Porfido. Norbedo, c'è Perez che porta il blocco. Porfido, ancora un tiro da tre, dentro, pallone per lui. Pari, 37 pari quando il minuto non c'è più in questo secondo periodo, prima del riposo lungo. Baruzzo per Cupellini, sotto per Okereke, si fa spazio,
va al tiro, nulla da fare, poi Varga si prende il pallone, passaggio a cercare Norbedo, Norbedo si ferma, lo accompagna Pedemonte, prova a superarlo Norbedo, sotto per Varga, si gira bene la volée, dentro il pallone che va in vantaggio sul finale di secondo periodo per Formia, 39-37. Com'è bello il basket quando le squadre cambiano di umore e di gioco nel corso di un periodo. Abbiamo iniziato questo periodo che praticamente Formia era sul 19 fermo al palo, adesso si ritrova a 39, 20 punti segnati. Bello questo canestro di sponda, per Pedemonte, 5 secondi, time out chiesto da Di Rocco quando mancano 5 secondi. 39 pali, si era partito sul 19-21, quindi 20 punti per Formia, 18 per gli ospiti Frascati, che comunque hanno venduto cara la pelle. Fin qui rimangono seduti Indenzi e Serino, sono i due giocatori che hanno sofferto di più in questo quarto. Serino ha speso tanto comunque nel primo periodo, bisogna anche lui di rifiatare. Quintetto molto più basso quello messo in campo da coach Cecconi. Mancano 8 giornate al termine del campionato, quindi 16 punti ancora in palio, nessuna squadra ha ancora chiuso i giochi. Sarà Perez a giocarla. Segnalare verticale adesso, Norbedo. Va al tiro Norbedo, nulla da fare. Si perde il pallone sul 39 pari, le due squadre vanno a riposo lungo. Le due formazioni già pronte a ripartire per questo secondo tempo. Norbedo, Coronini, Porfido, Meschino e Perez, Denzi, Serino, Baruzzo, Cappellini, cioè scusate, Cupellini e Barucca. Attende solo l'ok della sirena per ricominciare la gara. Gara che ripartirà proprio in questo momento. Problema per Coronini, Formia che attacca ovviamente da sinistra verso destra. Maglia bianca, passaggio a cercare Norbedo, il tiro di Norbedo, il ferro. Torna lui sul pallone. C'è libero Meschino, poi va a cercare col giropalla fino a Porfido. Perez taglia ancora per Coronini, Meschino sotto per Norbedo, fuori per Porfido, va al tiro lui, dentro, un'azione ultra ragionata, fin troppo ragionata, possiamo definirla così. 42-39 in avanti la squadra di casa adesso, che firma il sorpasso, 42-39 in avanti allora i formiani, qui frana a terra Coronini, poi Indenzi e Porfido si butta sul pallone come avesse trovato una pepita d'oro. Trova la contesa, contesa che premierà il Formia che rimane in attacco. Bisogna asciugare il parquet. Premi Frascati, allora ho sbagliato nell'indicazione, pallone che rimane in attacco per il Formia perché giocherà Frascati, ma ovviamente il pressing è altissimo
Può ripartire allora Porfido per Coronini, ritorno di palla proprio per Porfido, va Porfido, va a dare del tuo al pallone, nulla a fare, neanche la correzione di Perez. Denzi fa ripartire Baruzzo, 42-39, Baruzzo si ferma, c'è libero Sedino, finisce per entrare per Denzi, va a dare del tuo al canestro, nulla a fare. Riparte allora la squadra ospite in difesa per contenere l'attacco di Norbedo, qui Baruzzo parte in velocità, poi si ferma, cerca la tripla, palla sul ferro, nulla a fare per lui, poi c'è il fallo di Meschino su Denzi. Fallo del numero 24, anzi no, fallo di Denzi su Meschino. Non ci becco tanto in questo frangente, ho letto male, chiedo venia. 8-34, 42-39, pronto Pedemonte ad entrare, Perez, si muove Meschino, ora Perez, va lui al tiro, lento questo tiro, forse anche troppo forzato nel tentativo, pallone avanti per Serino. Serino si gira, serve fuori Mendenzi, ma c'è il fallo. Pallone aveva recuperato ottimamente il Formia, ma nulla da fare in questo caso. Fallo di Perez. Fuori Mendenzi. Dentro Pedemonte. La giocata per Serino, c'è bene girarsi, poggia fuori su Pedemonte, Baruzzo non va al tiro, lo prova adesso il tiro, palla sul ferro, Norbedo taglia fuori Barucca, ma la taglia fuori fallosamente. ...42-39 che persiste al momento. Mani in attacco il Frascati, va la squadra ospite con Barucca, ripresa con Coronini, tagliato fuori Baruzzo, taglia di qua per Cupellini che è libero, parabola alta ma dentro il suo pallone, bello in questo caso il tiro di Cupellini che riappiana le cose, 42 pari. Coronini, blocco di Perez, cercare Norbedo, va al tiro Porfido, poi Perez subisce fallo da Cupellini, fallo su Perez non tanto chiaro questo, in questa chiave di lettura, ma fallo per il direttore di gara per Perez. Pallone che balla e alla fine entra, 43-42, seconda possibilità per Edu Perez, 2 su 2 per lo spagnolo. Riparte la squadra ospite, Bellini verticalizza per Barucca, tutto chiuso, arriva Porfido sotto per Baruzzo, si gira, rimbalzo questa volta è comodo per Meschino, Porfido prova a penetrare, va a tiro, sbaglia nel tiro, poi Meschino, anzi Perez contro tutto e tutti riesce a correggere. Parte Cupellini dall'altra parte, Pedemonte il tiro, ferro, poi Perez, ancora un rimbalzo difensivo, cercare Norbedo, Norbedo porta a passeggio la sfera, va il numero 18, vuole ragionare bene con i suoi. Norbedo cerca e trova Coronini, ancora Norbedo servito, bisogna tirare, taglia il campo, c'è, anzi non c'è tocco da parte di Norbedo, riparte in attacco la squadra ospite, Baruzzo, pallone verso Pedemonte, va il numero 5, l'appoggia su Cupellini,
sotto per Barucca, pesce andare verso l'uscita. Barucca il sotto, lottano ma troppo tempo, ne dai 3 secondi Serino e Meschino. Riparte Coronini per Norbedo. Norbedo già dall'altra parte. Coronini. Arriva Perez a portare il blocco. Tutto chiuso. Allora gioca sullo stesso Perez. Va il numero 17. Tiro forzato in questo caso per Perez. 46-42. Basse le medie ai tiri per le due squadre. Qui vede molte, si perde un bel pallone. Coronini per Meschino, va Meschino in penetrazione, appoggia dentro, time out chiesto dalla panchina del Frascati. 48-42, 5-32 da giocare. 48-42, praticamente si è segnato pochissimo, ha fatto 9 punti il Meta, ne ha fatti praticamente 3 il Frascati in mezzo quarto, un po' poco potremmo dire così per queste due formazioni, visti anche i potenziali che esprimono. Va coach Di Rocco a farsi sentire, anche coach Cecconi al suo ben da dire. Tornano in campo le due formazioni. Partirà il Frascati. Cupellini, pallone perso in questo caso da Barucca che vola letteralmente sul parquet, torna però disponibile su questo passaggio Pedemonte. Cupellini cerca la tripla, ancora un pallone recuperato dalla squadra di casa che poi lo perde per il Frascati. Quindi Cupellini questa volta entra per lui la tripla. È un tiro, potremmo dire così, a parabola quello di Cupellini, che non va a cercare direttamente il canestro, ma il pallone scende nella retina nel momento in cui va al tiro. Intanto Coronini mette il 50-45 più 5 per i casalinghi, 4-40 da giocare. Sfera Pezzerino, lo nasconde a Meschino, prova a girarsi, Serino non riesce a trovare la retina, poi Porfido si ferma, riparte Coronini. Servito a Porfido, prova a penetrare Porfido, c'è il fallo di Baruzzo. 5 punti di vantaggio, 4-15. Una gara non eccezionale, potremmo dire così, per entrambe le formazioni. Seconda e sesta forza del campionato. Porfido per Perez. Coronini. Porfido, ancora una tripla per lui. Altro pallone dentro per Alessandro Porfido. Un cecchino. Tanti campionati di Serie B si vedono giocatori che tirano da tre ma non hanno la media di Porfido. Vero che è più facile tirare da tre, forse in C-Gold, ma ovviamente. Tanto Porfido va a recuperare un altro pallone, verticalizza su Coronini, manda vuoto a Baruzzo, sotto per Perez, aggancia e mette dentro. Arriva il fallo Perez, già ripartito a Barucca. Prova a superare Coronini, poi si perde Barucca il pallone. C'è Norbedo dall'altra parte, lo scambio tra Perez e Norbedo. Arriva il fallo più canestro da parte di Pedemonte.
55-45, più 5 è diventato più 10 nel giro di due azioni, tutti in panca. Piccolo time out chiesto dalla squadra ospite. 57-45, addirittura più 12 adesso, a 3:27 da giocare. Sicuramente molto più contento coach Di Rocco dei suoi, di coach Cecconi, ma la gara può subire variazioni e destabilizzarsi in qualsiasi momento. Sono fuori al momento sia Andenzi che Okereke, non bene nell'ultimo quarto le giocate dei due, ma pronti a rientrare, galvanizzati, più pronti di prima. Si torna in campo, Meschini e Serino, i due più lesti ad alzarsi. Mentre sarà Perez a tirare. Dentro il pallone per Edu Perez, 58-45, rotonda in meta a 3:24, pronto Varga. Barucca per Serino, cercare Baruzzo, tutto chiuso. Norvedo, alto pallone recuperato, si propone Perez, va al tiro, non doveva fare, tagliati fuori sia Perez che Meschino. Adesso 2 contro 2, Barucca va al tiro, il ferro, poi lì sotto il rimbalzo. L'ultimo tocco è di Baruzzo, mentre ha preso forse una gomitata Serino. Mentre Andenzi, entrerà anche il numero 9, ha tolto la canotta, Valentini. Fuori Baruzzo, fuori Cupellini. Si riparte, è andato fuori Meschino nel frattempo per Varga. Colonini, va il numero 8. Entra bene, poi preferisce scaricare fuori per Perez, il gancio a cercare Varga. C'è Norbeto, ma disradica il pallone Serino. Riparte, 2:41, il Frascati cerca almeno di recuperare il gap che si è allargato. Okereke per Pedemonte, va a dare del tuo al pallone, fallo più canestro. ...58-47... tiro aggiuntivo per Pedemonte, secondo fallo personale per il giocatore del Meta. Mentre Pedemonte riporta a 10 il distacco, 58-48... Coronini, arriva il blocco di Varga, inutile in questo caso. Pedemonte, Perez, aveva detto bene Pedemonte in marcatura, infatti recupera la squadra del Frascati, palla dentro Di Rocco, fuori Norbedo. Meta sta giocando praticamente come nel primo quarto, dove aveva fatto segnare un bel vantaggio, salvo poi risalire la china di Frascati e addirittura ritrovarsi in avanti. Massimo vantaggio Frascati è stato di 10 punti, adesso i punti stanno arrivando, di nuovo scende il vantaggio a 8 sul finale di terzo periodo. Di Rocco va al tiro, dentro, per lui una tripla importante, 61-50. Riparte Valentini, il passaggio verso Barucca, pronto a rientrare Baruzzo, pronto a rientrare anche Norbedo però. Barucca, tocco è stato di Pedemonte, non è che ripartirà con Di Rocco. Va Giorgio Di Rocco per Norbedo, Porfido, ancora un tiro alla distanza, il ferro, 61-50,
bella la giocata da parte di Barucca. Pedemonte va ad entrare, mette dentro in parte di Rocco. Perez va a nascondere il pallone. Varga va a salire, mette dentro Varga. Time out, 49 secondi, 63 a 52. Tutti in panca. Anzi no. No, no, non c'è il time out. Non c'è time out. Pallone che ripartirà mentre va a testare la tenuta dei lacci Perez. 63-53, più 11 di vantaggio a 52, più 11 di vantaggio al momento. Riparte il pallone per Baruzzo. Baruzzo si appoggia su Porfilo, commette fallo quest'ultimo. Ora arriva il time out a 42 secondi dalla chiusura del terzo periodo. Sfruttano un po' i secondi gli allenatori anche per mettere giù schemi sul finale, perché no, far rifiatare i propri giocatori. Sta di fatto che il Meta ha giocato un ottimo terzo periodo, bisognerà vedere come sarà l'approccio nell'ultimo periodo, quello più determinante, visto che la squadra di Di Rocco e compagni si presenta con un abbondante più 11. Pallone che ripartirà al lato. Di Rocco, Porfilo, Perez, Norbedo e Varga per chiudere questo quarto. Pedemonte sotto Perserino, se lo perde Porfilo, commette fallo. Varga tra due liberi Serino per arrotondare il punteggio di questo terzo periodo. Primo tiro dentro in scioltezza per Serino, seconda possibilità, adesso il vantaggio di 10. Pallone sul ferro e poi Perez si prende lui il rimbalzo. Rimane più 10, riparte Giorgio Di Rocco. Vuole scaricare il cronometro. Avrà comunque possibilità di ripartire in Frascati. Caso di tiro del Meta, Norbedo va al tiro in qualche modo, il ferro, poi il rimbalzo. Valentini riesce a conquistare il pallone, riparte Barucca, taglia di qua, a cercare Pedemonte. La penetrazione di Pedemonte, il tiro, ferro e poi finisce qui il terzo periodo, 63 a 53, più 10 Meta. Ultimo periodo, ultimi 10 minuti, Formia lo apre con 10 punti di vantaggio contro Maidomo Frascati. Vedo, tiene lui il pallone. Di Rocco prese con il passaggio verso Norbedo, poi Coronini sotto Perez, un cecchino in questo caso, mette dentro. Cresciuto tantissimo Perez in questa stagione, si è evoluto in un vero e proprio pivot che però si fa notare lì davanti. Pallone per Serino, tutto chiuso, riesce in qualche modo a far passare il pallone, vale i due punti perché mette dentro Barucca. Bravo Serino, come sempre. Coronini
C'è il libero Norbedo, Coronini lo cerca e lo trova, poi fuori per Di Rocco, sotto per Varga, morbido Varga in questo tiro, 67-57. Riparte Barucca, nasconde il pallone Norbedo, Piedemonte, penetrazione, Coronini per poco non riesce a deviare il pallone, ancora Piedemonte, si gira e tira, il pallone non entra, poi riparte il Formia con Coronini, Norbedo quasi la butta via a cercare Di Rocco, palla di ritorno, scorrono i secondi, bisogna cominciare a pensare a tirare, Norbedo ci pensa lui, va al tiro da lunga distanza, mette dentro un'altra tripla, 8-15, 70-55. Pallone per Barucca, Piedemonte, si perde il pallone, riparte Coronini, sono in tre, Perez, arriva su di lì Barucca, antisportivo ai danni di Perez, che si alza anche abbastanza arrabbiato. Fuori Valentini, dentro Cupellini. Avrà due liberi Perez. ...70-55... più 15 adesso. Perez, primo libero a disposizione, nulla a fare, il ferro lo spinge alla sua conclusione, seconda possibilità per Edu Perez, dentro il secondo pallone, 71-55, palla al lato ancora per il meta, palla giocata da Norbedo, trova Coronini, tutto chiuso, riparte Coronini, va al tiro lui, la parabola però questa volta non lo premia, Serino si trova il pallone tra le braccia, va a penetrare Piedemonte, c'è la chiusura di Perez, Serino da lunga distanza il ferro, poi Perez questa volta conquista il rimbalzo, può ripartire Norbedo, prende la sfera Coronini, arriva Perez a cercare il blocco, preferisce giocarlo su Norbedo, Perez lo marca Piedemonte, il tiro di Perez un po' forzato in questo caso, Varga, ottimo il pallone recuperato da lui, la mette dentro, 73-55, quasi vicino al 20 di distacco il Formia, Barucca, Bellini nasconde il pallone, poi per poco non ci arriva Coronini e Di Rocco lì gli dà la carica ai suoi, quasi a marcare anche lui, giocatore del Frascati, ferro, nulla da fare per il Frascati, Coronini chiama la calma ai suoi, 6.39, i ritmi sono alti, li deve abbassare il Formia in questo caso, davanti il pallone per Perez, morbido questo tiro per lui, troppo morbido, riparte Baruzzo sotto per Piedemonte, una sassata, palla che scivola fuori, pallone verso Norbedo, Coronini va sotto e mette dentro il più 20 per Formia, 75-55, 6 minuti da giocare, Barucca, pallone per Piedemonte, ancora Piedemonte cerca il tiro da 3, dentro il pallone per lui,
riparte Norbedo, prova a beccare l'avversario, 75-58. Coronini è tutto chiuso, piede perno, va al calcio, nulla da fare per lui, in questo caso ha forzato troppo Coronini. Attenzione, non giocare troppo sulle ali dell'entusiasmo. Il Baruzzo va al tiro, non c'è fallo, Perez si prende il pallone. Coronini, passaggio a cercare Di Rocco, 5 minuti da giocare ancora. Norbedo va al tiro, Vargas riprende il pallone, prova a puntare, morbido ancora una volta il canestro per Varga. Parte la squadra con Baruzzo. Pedemonte pronto ad entrare, Porfido, Barucca vuole intensità, vuole concentrazione di Rocco ai suoi. Questo potrebbe essere anche un eventuale playoff da queste due formazioni. Relazioni come l'inima, è finito il tempo, arrivano i cambi. Ovviamente arriva un solo cambio, è Porfido che entrerà, andrà fuori Perez, meritato l'applauso per lui. Riparte Di Rocco, lo attende Baruzzo, passaggio a cercare Coronini, mentre entrerà anche Massaro quando siamo sul più 19. Norbedo per Coronini, organizzazione del sindaco, dentro il pallone per lui, 79-58, giocatore di grandissima esperienza Coronini. Più 21, dentro Massaro, fuori Norbedo, avrà ancora un tiro aggiuntivo per Di Rocco. Dentro Coronini segna l'80° punto a 58 del Meda contro i Frascati. Cipellini, passaggio verso Pedemonte, Barucca, anche se con Porfido, marca aggressivo, la penetrazione di Barucca, c'è cioè il fallo di Massaro e il canestro di Barucca, 80-60, che può diventare a 61. C'è anche il tiro aggiuntivo. Barucca dentro il suo pallone. 80-61, 19 punti di vantaggio adesso da gestire in 3 minuti e 46. Pallone per Coronini, tocco di Pedemonte, palla fuori. Entrerà il numero 4, si tratta di Mastrantoni, esordio in gara per lui, va fuori Cupellini. Varga per Massaro, Coronini tende il momento giusto per il tiro, la palla si ferma sul ferro. Poi Mastrantoni parte in velocità, cercando proprio Pedemonte. Di Massaro, Barucca. Ma Barucca porta a passeggio la sfera, c'è libero su questo lato Baruzzo, non lo vede il giocatore. Poi Serino, terzo tempo, in qualche modo trova il canestro, uscirà Baruzzo, entrerà Occhereche. Baruzzo che era ritornato polemicamente dietro nella propria metà campo. Di Rocco per Porfido, il tiro di Porfido non arriva alla retina, riparte Serino, si fa vedere Baruzzo. Barucca taglia in mezzo per Serino, il tiro di Serino sotto Mastrantoni, si prende il pallone ancora Barucca. Barucca il gancio a cercare il tiro, ancora a ferro, azione prolungata per la squadra ospite,
Serino, va al tiro, lo mette dentro lui, si ripartirà ancora con il pallone del meta. Blocco, cerca e trova Coronini, 80-65, più 15 adesso a 2 minuti. Coronini, piccolo trotto, non ha intenzione di velocizzare. Gancio a cercare Porfido, lo attacca Piedemonte, Porfido spara una tripla enorme, la tripla di Porfido, ne mette dentro un'altra, 83-65, va fuori Baruzzo, va dentro Chereche. Un'1:46 da giocare, entrerà anche il numero 18 della squadra ospite, si tratta di Cardone. Serino, tiro di Serino, ok, che si prende il pallone sotto, va al tiro, mette dentro Ioni, cambi, dentro Cardone, fuori Serino, fuori Coronini, dentro Norbedo a 1:28. Norbedo, passaggio a cercare Massaro, ancora Norbedo, 83-67, va a inquinarsi nel traffico Norbedo, poi non vede Polidori, me l'ero perso l'entrata in campo anche di Polidori, adesso Polidori, Varga, Massaro, Norbedo e Porfido per il Metaformia. Riparte Barucca, cercare Cardone, larga per Piedemonte, spara la bomba Piedemonte, mette dentro, Norbedo, altri due cambi per il Frascati, andranno dentro 41 e 31, si tratta di Bastoni, Battistoni e Nava, mentre Porfido spara l'ennesima tripla a canestro, quasi sprecato per la Serie C Porfido quando gioca così. 39 secondi, 86-70, più 16, fuori Ochereche, fuori anche Piedemonte, Frascati giovanissimo adesso in campo per chiudere questo periodo e chiudere la gara. Il tiro dentro, i tre punti di Nava. Pallone per Norbedo, porta a passeggio l'avversario, blocco di Varga, ancora Norbedo, Porfido per Massaro, cerca la tripla, dentro anche la tripla di Massaro, è un finale in crescendo, 89-73, finisce qui la gara tra Metaformia e Frascati, con un Formia che ha visto in bilico la gara solamente nel secondo periodo, salvo poi giocarsela e vincerla largamente. Io ringrazio Tiziana Palombi, in linea che va giù al parquet per le interviste. Marco Polidori, una bella vittoria contro Frascati, un playoff quasi anticipato, ma serviva vincerlo e serviva vincerlo convincendo. Sì, diciamo che al momento entrambi stiamo in zona playoff, abbiamo giocato questa partita molto bene durante la settimana e penso che sia visto soprattutto nella lunga di metà terzo quarto e fine quarto. Assenze varie sia da noi che da loro, comunque sta partita bella e combattuta. Questo campionato sta entrando nel vivo, adesso mancano 8 giornate, saranno tutte finali da qui alla fine. Sì, qua inizia una seconda parte, una specie di campionato a sé in cui tutte cercano o di accedere ai playoff o di salvarsi, quindi ogni partita è a sé. Prima contro ultima può dare un risultato inaspettato, come anche uno certo, non si sa.
Manuele Meschino, allora innanzitutto io vorrei sapere se c'è una scommessa col Porfido sulle triple, perché ne ha messe tante, è difficile vedere un giocatore che in partita mette tutte queste triple. Vabbè, lui ci ha abituato, all'inizio dell'anno che lo fa, non è una novità. Alessandro è un grande tiratore, quando vuoi entra in striscia è dura per tutti, pure in allenamento alcune volte a 7-8 metri è difficile contenerlo, quindi non è una novità insomma per noi. Per voi lunghi è stata una bella partita, perché là sotto anche il Frascati aveva Serino, uno che anche lui ha giocato su grandi campi. Sì, sì, è stata dura, soprattutto all'inizio, poi credo nella seconda frazione, nella seconda metà della partita Serino abbia un po' mollato fisicamente, perché lui ha 38 anni, insomma, ha patito un po' di tanti minuti in campo, però devo dire noi abbiamo fatto un ottimo lavoro, gli aiuti difensivi con l'altro lungo, ci siamo dati da fare, insomma, e siamo riusciti, ripeto, a contenerlo un po' perché lui è calato fisicamente, un po' perché noi ci abbiamo messo più energia nella seconda parte di gara. Com'è lo stato di forma di questo meta? La classifica adesso si fa bella e avvincente, il Grottaferrata è lì a parte, a 3 gare di vantaggio, vorremmo definirla così, ma l'importante adesso è prendere la miglior posizione nei playoff. Ma io ho un pensiero diverso in relazione ai playoff, nel senso che per me l'importante è che la squadra arrivi carica, motivata e bene in salute, insomma. E poi terzi, secondi o primi secondo me conterà poco. Il resto, la differenza, quello che ho detto prima, insomma. Marco, nella prossima c'è il derby con il Fondi, una bella gara. Sì, è andata, se non vado errato, la mia portata a casa noi, però come hai detto tu prima e come ho confermato io, adesso ogni partita a sé, quindi bisogna allenarsi bene durante la settimana e poi dare il massimo domenica prossima. Coach Di Rocco, la grinta del coach io l'ho vista quando praticamente tu marcavi i giocatori lì dalla panca, serviva a tenere alto la concentrazione e il livello, anche se si era sul più 15. Sì, penso che se vogliamo cominciare da qui, hai detto bene, serve avere un atteggiamento per tutti e 40 i minuti, perché comunque ci avviciniamo alla fase più importante della stagione e bisogna avere chiaro davanti agli occhi che le partite durano 40 minuti e non è soltanto uno slogan questo. È stata una bella battaglia, giocata soprattutto con i lunghi, forse Frascati ha patito nel momento in cui sono andati in crisi i giocatori 4 e 5 della propria formazione. Beh sì, in effetti nei primi due quarti loro hanno avuto un gioco interno, come hai detto tu, importante con Serino, che è stato ancora estremamente efficace ed efficiente. Noi abbiamo avuto qualche difficoltà contro di lui, poi a metà partita abbiamo aggiustato qualche cosa. I miei due lunghi, Perez e Varga e Meschino, hanno un po' adeguato soprattutto le distanze, abbiamo capito che quando la palla andava in post basso serviva avere un sovrannumero, avere due giocatori contro di lui e cercare di far uscire la palla dalle sue mani. Lo abbiamo fatto bene, poi è salita l'attenzione generale e poi è chiaro che se noi giochiamo con quell'intensità, con quelle scelte, io devo dire veramente siamo un grande team, voglio dire, senza presunzione, e anche per dare merito ai miei ragazzi che effettivamente oggi hanno giocato una partita estremamente solida, estremamente diciamo robusta, e quindi io ne sono orgoglioso di questo e mi lascia ben sperare, perché stanno capendo che ci possiamo, come dire, divertire se soprattutto diciamo il nostro focus è la difesa. Il nostro focus deve essere prima di prendere la palla dobbiamo stare attenti, poi quando l'abbiamo presa viene tutto più semplice. Bisogna costruire, ma viene più facile se sei, diciamo, insieme tutti e cinque, sempre con un atteggiamento di attenzione, quindi la capacità attentiva e, come hai detto tu, l'aggressività, perché quell'efficienza è derivata da un atteggiamento delle braccia, del corpo, delle gambe, sempre vicino, sempre quando la palla si spostava con i posizionamenti giusti, il lato debole, i close out, quindi la palla quando riusciva fuori si correva contro i tiratori, i taglia fuori, cioè la difesa è stata efficiente, estremamente efficiente. Allora, un'altra domanda complicata, adesso mancano 8 partite a chiudere il campionato nella regular season, si entra per il coach in una fase importante, lo scorso anno per esempio il Meta fece un finale di campionato in crescendo, però arrivò ai playoff stanca, e
non sarà d'accordo lei, però comunque ha perso la prima partita battendo un'altra squadra che magari era arrivata più in basso in classifica. Per il coach adesso è difficile tenere la concentrazione, perché bisogna arrivare nel miglior modo in campionato, però prepararsi ai playoff e tenere la concentrazione e non scaricare i giocatori. Io credo che la parte finale del campionato che fa da traino ai playoff siano le ultime tre partite, non di più. Quindi le partite che saranno dal 10 al 30 di aprile, perché la prima di maggio ci sarà il primo turno di playoff, le altre 5 che possono essere partite dove può accadere di tutto, nel senso che noi abbiamo un atteggiamento di riguardo e di rispetto ovvio per tutti, però a me interessa soprattutto la condizione generale dei miei giocatori, la condizione fisica. Adesso per esempio il recupero funzionale di Pablo Rodriguez deve avvenire nei modi e nei tempi giusti, senza affrettare nulla, perché queste 5 partite devono servire a conservare e la fascia di merito che occupiamo e preservare la salute dei nostri giocatori. Poi è chiaro che le ultime tre partite ti danno l'abbrivio, come dicevi tu, ti danno lo spunto, perché è come mettere in moto un attimo prima, ma non di più di tre. Diciamo che l'alchimia e la palla di vetro io non ce l'ho, non ce l'ha nessuno, anche perché io sorrido quando negli sport di squadra si fa menzione di programmazione scientifica, come invece può essere negli sport individuali, in atletica leggera o nel tennis, dove il rapporto è uno contro uno. Qui sono 10 giocatori, i bioritmi di ciascun giocatore, quindi gli stati psicologici sono di tutti, della panchina, dei titolari, poi cambiano, come dici tu, gli avversari, che sono tanti, sono altrettanto 10-12, cambiano gli arbitri, e quindi diciamo che non si può programmare scientificamente. Certo, l'esperienza ti porta a non fare delle cose, mi piace dire, è importante saper cosa fare in quest'ultimo periodo, ma è altrettanto importante sapere cosa non fare, che non è la stessa cosa di quello che invece devi fare. Evitare alcune cose è importante, e quindi noi siamo soddisfatti. Adesso ci godiamo sta bella serata, perché anche la partita è stata accattivante, il pubblico si è divertito, ci è stato appresso. Come stava al fondo già. Sì, e adesso cominciamo domani a vedere i filmati della partita, delle gare del Fondi, per preparare poi il piano gara di sabato, che sarà un derby, quindi con tutte le implicazioni del caso. Emozionali del caso.